Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questa nuova parte di Legend of Zelda The Minish Cap. Ok, dobbiamo andare a fare adesso la parte finale del gioco, quindi in questo episodio ci recheremo nel castello di Hyrule per andare a fare appunto l'ultima sezione di gioco. Dobbiamo andare a cercare Vati, scovarlo e fargli il culo. Qua dobbiamo di nuovo giocare a guardie e ladri con appunto le guardie, in questo caso faremo i ladri. E prossimo obiettivo sarà quello di entrare di soppiatto nel castello di Hyrule, per poter andare a infondere l'ultimo elemento nella spada, quindi creando la quadrispada, e appunto potenziarlo al massimo per... Ok, fanculo che mi ha acchiappato, pezzo di merda. Potenziarlo al massimo per appunto avere l'abilità di togliere il maleficio da tutti i tipi che sono rimasti pietrificati. Qua accelero tranquillamente, così almeno magari diciamo anche un po' più veloce. Attenzione. Perfetto, vai, vattene. Ok, vai, via. Good. Ce l'abbiamo fatta finalmente. Non mi sembrava il caso di stare qua 2 giorni. Ok, qua togliamo l'ocarina, prendiamo i calzari di Pegaso. Così possiamo andare un po' più veloci. Ok, santuario, stiamo arrivando. Castello di Hyrule. Good. E qua ci avviciniamo al santuario, perfetto, dove possiamo andare appunto a infondere l'ultimo elemento, l'elemento soffio, se non sbaglio, quello che abbiamo ottenuto nel palazzo dell'aria. Bene, ok, e l'ultimo elemento va a posizionarsi sul quarto piedistallo. Si infondono tutti nella spada, creando la quadrispada. Fantastico, quindi finalmente abbiamo la spada non plus ultra del gioco. Good, guardate pure bella sbrilluccicosa, dorata. Bene. Ha infuso nella spada il potere dell'elemento soffio. La spada nobile con il potere dei quattro elementi è diventata una quadrispada in grado di dividerti in quattro persone. Raccogli forza nella spada e poi punta il suo raggio. Potrai liberare tutti coloro che sono stati pietrificati dall'incantesimo malvagio. Proprio così, guardate qua che figata. E parte un'onda che libera appunto dalla pietrificazione. Good. Perfetto. E qua ci si apre un passaggio segreto. Attenzione. Insomma, pare che nel momento in cui la spada è finita si apra qualche portale che custodisce il segreto della forza. Verso la stanza, forse? Proviamo, Link. Ok, andiamo. Proviamo. E qua adesso scopriremo una bella cosa. Quelle vetrate colorate. Non ti sembra che indichino dove è custodita la forza? Già. Vi ricordate questa sequenza? Sì, proprio quella che si vedeva a inizio gioco, nella prima parte di gameplay, che oramai risale a chissà quanto tempo fa, non mi ricordo quando l'ho caricata la prima. E c'era appunto questo, in un tempo molto lontano, in un'epoca in cui il mondo era avvolto dalle profonde tenebre. Qua ci vediamo un pochino. Degli gnomi scesero dal cielo e fecero dono ad un umano coraggioso della luce dorata e della spada sacra. Il valoroso usò coraggio e saggezza per liberare il mondo dalle tenebre. Ok, acceleriamo. Nell'epoca di pace che seguì, gli umani veneravano la spada come reliquia. E la luce dorata con il nome di Forza albergava nella principessa di Hyrule, illuminando la terra. Quindi abbiamo scoperto che la forza è contenuta all'interno di Zelda. Allora è così che sono andate le cose. Sei proprio ingenuo. Prima mi procuri il cappuccio dei desideri, poi mi conduci fin qui. Levatevi dai piedi, tu e il marmocchio, non mi servite più. Qualcosa mi faceva immaginare che quello non fosse il vero re di Hyrule, ma fosse Vati trasformato. Bene. E quindi, bene. Colpito in pieno. E così ho scoperto dove è la forza. Bene, siamo fottuti, ho scoperto dove è la forza. Link, tesoro. Quel dannato di un Vati certamente aveva preso l'aspetto del re per trovare la forza. E poi in qualche modo ha saputo di questo posto e ha aspettato che completassimo la spada sacra. Secondo quella scritta, la forza è nel corpo di Zelda. Sono certo che quel malvagio cercherà di estorcergliela. Se dovesse riuscirci, Zelda rimarrà per sempre di pietra. Sbrighiamoci, Link, dobbiamo fermare Vati. Ok, stavo per dire, dobbiamo salvare Vati. No, Vati non ha nessun bisogno di essere salvato da noi, anzi. Bene, quindi ora ci possiamo quadruplicare. Benissimo, via. Good. Possiamo quadruplicare e sblocchiamo come sempre l'interruttore qua. E adesso scopriamo che il castello di Hyrule è stato modificato. Siamo nel Dark World praticamente. Ma cos'è questo scempio? Sono tutti stati trasformati in pietra. Il ministro, i soldati, proprio come la principessa Zelda. Un altro tiro di Vati, maledetto. Quell'essere davvero spietato. Link, usi i poteri della quadrispada per liberarli dal sortilegio. Ok.
Lo farò subito. E uno. Bene. Sei tu che hai tolto il sortilegio che ci teneva pietrificati? Grazie, che esperienza terribile. Il re era diventato strano ultimamente, ma chi poteva immaginare che fosse Vati? Quel malvagio ci ha pietrificati e in più ci hanno assalito gli spiriti. Il nostro povero castello, che destino. Non vi preoccupate, sono io adesso, ho la quadrispada. Ora liberiamo il ministro che, con questi occhiali e baffi a po di poco spropositati. Link, è spaventoso, Vati ha preso Zelda, che è ancora pietrificata ed è andato verso il tetto del castello. Non mi piace questa storia, devi fermarlo. Ok, ma dobbiamo liberarci anche il passaggio qua, dobbiamo spietrificare questo per poter passare, perché altrimenti ci è preclusa la strada. E quindi qua, castello di Hyrule nelle tenebre. Pazzesco! Questo è ciò che resta del bel castello di Hyrule? Non ci posso credere. A questo può arrivare quel maledetto Vati, sono in pensiero per il re e la principessa Zelda. Andiamo, Link. Ok, quindi cominciamo a esplorare un po' il castello di Hyrule. Oh, che tra l'altro qua prendiamo le ampolle, portiamocele dietro, cerchiamo di riempirle tutte e quattro in modo da avere tutte le ampolle piene, perché arriveranno momenti veramente tosti, tra non moltissimo. Tranne in questa parte non so quante cose riuscirò a fare, quindi adesso vediamo. Qua dunque, vieni qua, quindi qua ti ho detto. Non prendere la fata, non assorbirla. E così, perfetto. Quindi abbiamo quattro ampolle con quattro fate. No, l'ho liberata. Puttana troia. Vabbè, la rifacciamo un secondo, che non volevo liberarla. Ok, perfetto. No, non la usare più possibilmente. Torna a prendere, grazie. I calzari di Pegaso. E quindi dobbiamo andare da questa parte, verso ovest. Ok. Cerchiamo di mantenere, tra l'altro, qua c'è una finta porta, per un momento di gioia, dovremmo poi andare da questa parte, ma non abbiamo la chiave. Quindi, tra l'altro, equipaggiamo magari che è più utile il boomerang magico. E dobbiamo adesso passare di qua. Dobbiamo più che altro andare, in questo momento, andare a liberare il re di Hyrule, che è imprigionato nelle segrete del castello. E tra l'altro, adesso vi faccio vedere una bella citazione della Legend of Zelda Link to the Past. Tra l'altro, questi nemici, se li colpite col boomerang, liberano delle fate, quindi se avete bisogno di cure, sapete come fare. Qua, questo pezzo non vi ricorda per caso le segrete del castello di A Link to the Past? Esattamente, so che qua nell'ultima cella c'era imprigionata Zelda e non il re. Però, insomma, la citazione è molto molto chiara ed evidente. Quindi torniamo su adesso. Dobbiamo praticamente liberare il re. Come si fa per liberare il re? Si può fare esattamente in questo modo. Aspetta, fanculo mi ha maledetto. Ora devo aspettare che passi il sortilegio per poter usare le bombe, perché devo liberarmi appunto questo spazio, ma non lo posso fare. Qua c'è una finta porta. Ok, qua bomba. Good. E qua troviamo un passaggio Mainish, un portale, quindi ci trasformiamo e torniamo indietro, ci ributtiamo di nuovo giù dove siamo passati poco fa. Ok, da questa parte. Speriamo che non mi colpisca, grazie. Andiamo a liberare il re, non in queste dimensioni perché penso che potremo fare ben poco con queste dimensioni, però c'era quel passaggio Mainish, se vi ricordate. Vi ricordate di sicuro perché l'abbiamo visto 3 secondi fa. E quindi passiamo da questa parte, ok? E ci ritrasformiamo in Link normale. Perfetto. Good. Quindi prendiamo di nuovo il boomerang e qua interruttore per aprire le porte. Perfetto. E quindi possiamo andare a liberare dal sortilegio malvagio il re di Hyrule. Perfetto. Ok. Ah, ti posso parlare? Sì, dai. Link, e così mi hai salvato tu. Sei diventato forte, ma piuttosto mi dicono che al castello sono successe cose tremende mentre ero mutato in pietra. Tutto opera di Vati, certamente. Come re di Hyrule devo fare qualcosa contro Vati. Solo che così ridotto sarei solo un peso per te. Link, solo tu con la spada sacra puoi farcela. Salva Zelda. Usa questa chiave per uscire dai sotterranei. Hai preso la chiave piccola, perfetto. E quindi con questa chiave piccola possiamo tornare al piano di sopra e proseguire. Ok, adesso potete tenere i calzari di Pegaso, ma mi serve tenere equipaggiato il boomerang perché è un'arma molto utile, perché riesce a stannare i nemici bene, anche se però non mi faccio colpire per la miseria, così adesso devo aspettare. Ok, acceleriamo un po', così finisce il maleficio. Ok, dunque, qua dobbiamo quadruplicarci. Perfetto. Giù di qua. E allora possiamo entrare in questa porta. Good. Via.
E adesso dobbiamo continuare a esplorare il castello. Oh, attenzione! Facciamo fuori questi tizi bastardi, questi maghi. Benissimo. Come dicevo, conviene tenere il boomerang in questa zona perché vi aiuta non poco. Perfetto. E qua potrei anche evitare in realtà, però facciamoli fuori perché metti che poi ci dobbiamo tornare da queste parti. Almeno non abbiamo rotture di cazzo. Perfetto, qua cosa possiamo andare? Ah, qua forse troviamo la mappa del dungeon. Intanto guardate, con due colpi fa fuori questi tizi, questi specie di vermi. Che cosa che con la vecchia spada ci andavano quattro colpi. E qui abbiamo trovato la mappa del labirinto. Perfetto. È abbastanza lungo e complicato quest'ultimo dungeon, che poi in realtà il castello non è proprio un vero e proprio dungeon ufficiale perché non si trova nessun elemento, però insomma è a tutti gli effetti un dungeon. Qua possiamo tornare fuori, quindi se vogliamo fare delle subquest è il momento giusto per farlo. In realtà tante subquest, cioè alcune subquest e alcune fusioni si possono fare solo una volta concluso il gioco, quindi bisogna per forza finire il gioco, quindi non andiamo a farlo adesso. Se vogliamo poi farlo, faremo poi dopo. In realtà io ho già fatto il 95% del gioco, l'ho già fatto perché ho già fatto praticamente tante di quelle fusioni che dovevo fare, le ho già fatte, e su queste le ho fatte praticamente tutte, anzi forse le ho fatte tutte, e quindi non c'è altro da andare a fare, cioè se non altre fusioni, ma insomma vedremo poi a fine gioco se abbiamo voglia di impazzire per farle tutte o meno. Comunque quelle principali le ho già fatte, quindi diciamo che il gioco si può decretare concluso praticamente al 100%. Mancano qualche fusione che ci dà adito semplicemente a ottenere dei forzieri, degli oggetti, eccetera, eccetera. Dunque qua dobbiamo quadruplicarci e rispedire al mittente senza farci colpire per la miseria. Le bombe. Ok, aspettiamo un attimo. Ma ah, ok, dovresti poter rimanere dietro le sorelle di questa statua. Sì, quello che stavo facendo è gioioso, se me lo facevi fare. Grazie. Proprio quello che volevo fare. Ok, aspettiamo un attimo. Bene, via. Così, proprio così. Ci sono altre sezioni tipo queste più avanti che sono ben più difficili di questa. Questa è abbastanza facile. Qua, aspetta un attimo. Sì. No, lasciatemi stare per la miseria. Ok. Non devo farmi prendere queste mani perché vorrebbe dire tornare. Oh, attenzione! Vorrebbe dire tornare all'inizio del dungeon. Non è mai una bella cosa essere colpiti da queste mani. Dunque, qua dobbiamo eseguire questa specie di enigma ambientale. Dunque, così. Dobbiamo illuminare tutti i quadrati e poter uscire. Quindi, solo in questo modo si può fare. Perfetto, e qua. Facciamo fuori questi nemici. Attenzione. Ah, prendi lo sto cuore. Per una volta che ce ne dà uno. Ok, facciamolo fuori. E andiamo adesso giù di qua. Giù di qua. Ah, bella questa sezione. Proprio bella, bella, bella. Bella merda. Porca troia, questa cosa qua è difficile. Mo' ci metterò un po' a farlo. Lo dico già. Perfetto. Ci metterò un po' a farlo. Quindi se non dovessi farcela subito, farò qualche taglietto magari. Probabile, no, perfetto, al contrario. Vorrei non impazzire tutto il giorno dietro a questa cosa. Per la miseria, vorrei non impazzire tutto il giorno dietro a questa cosa. Se per favore riesci a rendermi le cose un po' più facili, ok. Non colpirlo, sì, che ce la facciamo. Oh, abbiamo poco tempo. Non colpirlo, perfetto. È ancora andata abbastanza bene. Non è facile sto pezzo. Quindi abbiamo preso una chiave piccola. Che ci serve appunto per aprire quella porta che c'era poc'anzi, vi ricordate? Nel punto in cui si poteva tornare indietro. Di qua. Sì. Ho, ho, ho. Dobbiamo andare a est e entrare appunto in questa porta. Penso che verranno oltre a questa ancora due parti di storia principale, probabilmente. Perché insomma è abbastanza lungo questo dungeon. Qua, maghi di merda, ciao. Sembrano i maghi quelli dei primi capitoli di Final Fantasy, come gli sprite, come sono fatti. Ok, qua, vabbè, ciao, non sto qua a impazzire con voi. E qua c'è un'altra bella sezione. Dio. Ok, aspetta, prima facciamo fuori questi. Dobbiamo distruggere quegli affari. Dobbiamo però metterci in maniera alternata. Quindi dovremmo quadruplicarci, quadruplicarci, non quadruplicarci, in questo modo. Dunque, uno qua. Uno qua. Uno qua e uno qua.
Accumuliamo l'attacco della quadrispada. Ok, perfetto. Il primo colpo ce l'abbiamo fatta, grandissimo. Non è facile questo pezzo, fidatevi che non è per nulla facile. Mi è andata abbastanza bene, non pensavo, sinceramente. Ok, qua ci sono un po' di tizi. Fate occhio a non farvi colpire perché sennò vi distruggono, vi fanno perdere un sacco di rupie. Per la miseria. Ok, andato. E qua c'è, per andare avanti, c'è un po' una bastardata. Perché c'è un muro invisibile da bombardare. Cioè, questo qua, c'è una crepa che non si vede. Ah già, sono le bombe quelle radiocomandate. Aspettavo che esplodesse, in realtà. Esplode da solo, cioè bisogna farlo esplodere manualmente. Ok, ora dobbiamo andare su di qua, perfetto. Via, ok, per un po' non macchiappava. Di qua non c'è nulla. Attenzione, un Darknut. Ok, allora qua facciamo magari, abbiamo imparato quella bella abilità col mantello di Rock, ovvero questa, no, questa, però se riusciamo. Non è facile. Non è per niente facile, per la miseria. Conviene. No, conviene farlo attaccare e poi colpirlo. Ok? Per la miseria. E qua. Il bello è che poi più avanti ci saranno. Ce ne saranno tipo da affrontare due o tre per volta. Aspetta, proviamo a equipaggiare di nuovo i calzari di Pegaso. Ok, usiamo questa tattica. Se riusciamo. Benissimo. Per la miseria è difficile. Muori, cazzarola. Bene. Quindi anche qua è andato. E quindi qua otteniamo adesso la bussola. Sì, la bussola, perfetto. Tanto quando siamo a 17 minuti già. Facciamo ancora un pezzettino e poi salviamo. Qua, fammi indovinare, il trono si potrà spostare? Ma dai! Pensa un po'. Una cosa che non si è mai vista nei capitoli di Zelda. Ok, dunque, prendiamoci di nuovo questo. Facciamo fuori questi. Cioè, ci mancate voi che mi rompete le palle. Poi siamo veramente a posto. Ok. Muovite. Fottute mummie. Ok. Non mi dare qualcosa per curarmi ogni tanto, mi raccomando. Fai come se fossi a casa tua. Ok. Cazzarola. Ma muori. Una rupia di merda, come se non avessi già abbastanza. Vabbè, non importa. Ok, andiamo adesso di qua, verso est. Facciamo fuori questi due tizi. Magari ci danno qualcosa per curarci anche. A parte che io ho quattro fate, volendo. Però, se non le usiamo è meglio. Meglio tenersele per la fase più avanzata del gioco. Ah, tra l'altro qua, possiamo curarci un pochino, se non moriamo. Possiamo curarci con questo. Perché, ok, facciamolo un paio di volte, dai. Torniamo indietro e via, ci curiamo ancora una volta. Sì, perfetto. Quindi abbiamo ancora questa sezione qua. Ok, andiamo. Via. Qua dobbiamo solo stare attenti a non farci colpire dalle bombe. E saltando sopra a questi cosi ce n'è tutto più facile perché siamo più alti rispetto all'altezza delle bombe. E quindi possiamo passare indenni. Ok, facciamo fuori questo. Anche questo qua facciamolo fuori se è possibile. Good. Muori. Perfetto. Tanto cerchiamo di tenerci la vita al massimo il più possibile. Dunque qua possiamo quadriplicare. Ma perché devo dire quadriplicarci? Quadruplicarci? Ma per la miseria. Già io sono dislessico di mio. Però mi ci metto proprio. Ok. Eh no, mi ha colpito. Puttana troia. Aspetta, ma qua come cavolo facevo? Aspetta. Facciamo magari al contrario. Contrario, aspettiamo che passi. Ok, vai. Dai, accelera un pochino. Giù di qua di nuovo. Porca troia. Rifacciamo. Purtroppo questi pezzi qua non sono tanto proprio facili, facili, facili. Quindi bisogna un po' ingegnarsi. Bene. Passiamo di qua e spingiamo questo mega blocco. Good. Andiamo da questa parte. Attenzione. Facciamoli fuori. E muori. Grandissimo. Non mi dare niente, mi raccomando, non ti sprecare. E qua un'altra bella sezione. E vai. Non sarà tanto facile questa cosa perché se non sbaglio, sì. Ci sono sempre i bastardi di
tizi che sparano. Però se noi saltiamo dentro questi affari, siamo più alti delle bombe che vengono sparate, quindi possiamo salvarci provvisoriamente il culo. Perfetto, vai da questa parte. Salta dentro l'ultimo tornado. E vai, perfetto. Sei fatto colpire. Beh, non la voglio quella rupia. Fottiti, tu muori. Sì, ti butto di sotto. Ah, non ti posso buttare di sotto. Vabbè, non fa niente. Di qua cosa c'è? Niente. Sono nemici. Ok. E crepate. Ok. Ah, di qua no, forse è proprio dove dobbiamo andare avanti. Aspetta un attimo. Tra l'altro la parte sta cominciando a durare tantissimo. Però c'è ancora. Aspetta un attimo, c'era una porta qua. Andiamo ad esplorare questa torre. Cosa c'è? Ah, sì, il fatto che ci dia. Ok, attenzione. Il fatto che ci diano delle frecce qua lascia presagire che dobbiamo fare qualcosa. Però, questa zona qua, tra l'altro, non si può passare? No, non si può passare. Ah, forse ci arriviamo. Sì, ci dobbiamo arrivare dopo. Però io, siccome questa cosa sta durando veramente già da abbastanza, io bloccherei qua perché abbiamo ancora insomma, un pezzettino ancora di dungeon da fare. Quindi blocchiamo qua questa parte e nella prossima parte andremo a finire questo dungeon e forse a finire il gioco, però non sono proprio sicuro di questo, quindi potrebbe mancare una barra due parti. Quindi per ora è tutto, mi raccomando, come sempre mettete un bel mi piace nel frattempo che vola una freccia sotto, mettete un bel mi piace, commentate il video e condividetelo se vi va. Vi ricordo come sempre di seguirmi sulla mia pagina di Facebook, quindi per ora è tutto e noi ci vediamo alla prossima parte di The Legend of Zelda The Minish Cap. Alla prossima ragazzi, ciao ciao!